umano. Andy Bellotti. Ciao Ballacciola, allora, Radio Minco Blinco Blanco. Allora, voglio farti una cosa. Che dolore, allora, anche la tromba per Bingo Bingo Blanco. Faccio anche il volo low cost. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei sogni miei. Amore, dimmi che sai, che solo me sceglierai. Ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Mamma mia, ciao. Eccolo! Mamma mia, posso farti una foto? No, non sei me lo dire. Sei quello di avanti, sì. Un altro! Andy, la tua esperienza tale quale? La mia esperienza tale quale è una cosa incredibile, perché veramente siamo veramente insomma, stiamo facendo belle cose importanti, la terza edizione di tale quali. Aspetta un attimo, Cristian non andare via. E ne vedrete delle belle, perché Carlo Conti non venne solo, ma solida realtà, anche Andy non venne solo. Quindi tante belle cose importanti. Dove ti possono seguire, Andy? Lo diciamo agli amici di Radio Pinco Blanco. Radio Pinco Blanco, le potete seguire, perché veramente sono incredibili, e posso dire che le potete seguire online sul web. Quindi seguitemi, Andy Bellotti su Instagram, Andrea Bellotti su Facebook e Andy Bellotti Sexy su OnlyFans, scherzo. Seguitemi. Un onore comunque, grazie. Ciao, grazie. Ricorda chi sei? Blanco, Cristian. Saluti a Strombo. Ciao. Siamo in compagnia di Salvatore Battaglia. Esatto, veterano. Vecchio. Hai voluto dire vecchio? No, per quanto riguarda il Festival di Sanremo. Allora, da addetto ai lavori. Sì. Spiegaci, parlaci un po' di questo festival. Ma secondo te chi dovrebbe vincerlo, non chi lo vincerà? Ah, ecco, bravo, hai puntualizzato, hai detto bene. Allora, per me dovrebbe vincerlo, non in ordine di uscita, ma scegliete voi la posizione. Però Diodato sicuramente è il primo, perché mi è piaciuto tantissimo. Irama, che ha un pezzo troppo bello, la Mannoia, anche lei bellissimo. Per me sono questi tre che dovrebbero stare sul podio. Chi invece sicuramente sarà sul podio, io già lo dissi quando Amadeus ha letto praticamente i nomi, saranno Geolier, e i numeri mi stanno dando ragione, Annalisa. La Bertè non lo so, però un premio sicuramente ce l'avrà. Annalisa e la Mango, questo è sicuramente, tutte e tre, sempre non nel giusto riferimento, però questo secondo me è il podio che uscirà ufficialmente. Infatti stamattina Geolier è in testa alla classifica. E c'è un sondaggio, caro Pino, che sì? Lo fa vedere con 5 milioni di like contro i 600.000 like di Annalisa. Quindi pensa tu che divario che c'è e quanto la gente lo sta supportando. In più mi è arrivata stamattina una foto dal Madison Square Garden di New York, dove c'è un grandissimo display enorme dedicata a Geolier, Napoli in America di supporto. Quindi voglio dire, sarà sicuramente, hai ragione. Ora non ti la dico, sorpresa, ma la sorpresa potrebbe, non tanto direi, anche perché, come ti ripeto, già l'avevo scritto all'inizio, a dicembre, che sarebbe andata così, e così è stato. Però va bene, cioè non toglie, dico che sono brani radiofonici ben comunque fatti, sono, cioè, belle brani. Sono brani sicuramente, ha fatto una scelta doc, le radio già le stanno passando tantissimo, stanno passando. Geolier, stanno passando Annalisa, stanno passando un po' tutti. Un altro brano molto toccante, dimenticavo, era anche quello dell'Amorosa, a dire la verità. Sarà stato, perché è scaturito dal fatto che lei ha passato un momento molto particolare, non so, però è anche quello un bel brano molto toccante. E quindi staremo a vedere, caro Pinuccio.
Ne vedremo delle belle, ancora la settimana è lunga. Esatto. Ok. Sarà lunga e faticosa. Grazie. Grazie, Salvo. Ciao a tutti. Ciao Pinco Banco Radio. Ciao. Messina. Ciao grandi. Voi venite per il festival qui. Sì. Ma da quanti anni? Sì, noi abbiamo la casa. Vede la casa? Ah, perciò. Sì, no, ma io parlavo dei padroni. Ma io parlavo del festival. Adesso a voi ci esce il biglietto gratis. Sì. E le vostre impressioni sul festival? Ma è sempre carino comunque. Le canzoni sono abbastanza belle. Non dispiace comunque questo. Veniamo qui per il periodo del festival proprio perché c'è tante manifestazioni, c'è tante cose. Divertimenti in giro, eccetera. E quindi siamo qui per il festival. Per il festival. Secondo voi anche quest'anno Amadeus ha azzeccato il cast? Certo. Secondo me sì. Amadeus non sbaglia mai. Peccato che è l'ultimo anno che fa. Ma no, non farà ancora. Per il prossimo anno è già prenotato. Si è già prenotato. Lo votiamo noi. Anche se ha detto no. No, è già. Secondo voi chi lo dovrebbe vincere? A me piace Fiorella Mannoia. La mia paesana, Angelina Mango. Fiorella Mannoia, anche molto bella la canzone, anche quella di Annalisa. Una vittoria femminile. Il podio secondo voi? Una vittoria femminile, sì. Secondo me vince Fiorello. Sì, ha già vinto Fiorello. Secondo me anche. Ha già vinto Fiorello. Se dovreste dare un voto da 1 a 10 a questo festival. Beh, 10, Amadeus è troppo bravo a organizzare. Facciamo 8, dai. No, io le do 9 e tre quarti. Un bel saluto a tutti gli amici di Radio Blinco Blanco, Blinco Blanco, Messina. Ciao amore. Ciao amore mio. Ciao. Appunto, cosa ne pensa della canzone di Gianna Nannini? Ha cantato? Non lo so io. Ha cantato? Cosa ne pensa della canzone di Morandi? È ospite, ma non è. Quale canzone di Morandi? Ne ha fatte. Un'altra domanda. Un'altra domanda, prego. Giustamente. Un'altra domanda. Cosa ne pensa della canzone che ha fatto Fiordaliso? Sì, perché l'ha fatta adesso. Ancora, vanno un altro, dai. Prendiamoli tutti, dai. L'ultima e due, tre. Cosa ne pensa della canzone che ha fatto Mietta? Dove Mietta? Dove è fatta? A Sanremo. Non lo sai? L'ultimo. L'ultimo, dai, vai. Cosa ne pensate della canzone che ha fatto Giovanotti? Giovanotti. Bellissima, bravo, complimenti. Sì. Complimenti. Loredana, complimenti. Auguri a tutti. Auguri. Grazie. Auguri. Ciao, auguri. E auguri. Un saluto a tutti voi di Radio Blinco Blanco. Io sono Fobia e spero di piacervi.